Buongiorno, sono Cristiano Mignani e per la consueta rubrica di Censurone Notizie oggi siamo senza la nostra velina Alessandra, che è impegnata col figlio. Salutiamo Alessandra. E siamo però con il direttore d'orchestra della nuova banda di Tinti, Marco Mignani. Ciao Marco. Salve a tutti. Marco, oggi tratteremo un po' di notizie del giorno, poi parlerai anche della tua attività, della vostra attività di promozione della banda su Chieti, del nuovo progetto di rilancio della banda che è da Chieti a un certo livello, ma anche da molti anni, giusto? Beh, c'è stata fino a poco tempo fa, poi diciamo che è di tradizione sempre Chieti che è venuto la banda, poi è stata fatta fino a poco tempo fa, poi noi sempre comunque ci siamo provati a fare anche di alto livello, coinvolgendo sia ragazzi abruzzesi che di fuori regione, ma noi adesso abbiamo cercato di fare un nuovo progetto, cercando di coinvolgere solo ragazzi abruzzesi, più che altro della provincia di Chieti, Chieti provincia, per cercare piano piano di riportare appunto il nome di Chieti ai fasti, che comunque, anche se negli anni sono stati belle esperienze per la banda di Chieti, comunque i fasti che risalgono a tantissimi anni fa. Intanto, dimenticavo, ringraziamo il circolo L'Escalette di Piano Sant'Angelo, del titolare Diego Torello, che ci ospita oggi qui presso una delle sale di questo locale cittadino. Allora, cominciamo delle notizie, partiamo dalla banca, dalla Carichieti, notizia del centro. Carichieti, nelle buste paga regalie per 3 milioni di euro, nelle contestazioni dei commissari che chiedono il risarcimento di 208 milioni, nelle elargizioni discrezionali concesse in pendenti ligi al piano della banca. Intanto Raimondi dell'altra Chieti attacca e punta il dito contro la fondazione e la fondazione al verde. Raimondi lancia questa pietra per la discussione in aula, quindi che ne pensi? Enrico Raimondi dice che punta il dito sulla fondazione della Carichieti, poi anche quella che per esempio gestisce il museo, il Palazzo De Maio. In realtà loro non possono trarsi fuori da quest'idea appunto del verde della nostra banca provinciale, che da quello che pare forse verrà assorbita da banche di fuori. Che ne pensi, Marco? Beh, la Carichieti senz'altro è stata anche in passato, magari ora con meno forza, meno capacità, è stata sicuramente un grande aiuto per tutte le organizzazioni culturali, gli eventi culturali che sono stati in Abruzzo. Se dovesse magari scomparire e essere assorbita, potrebbe essere un ulteriore disagio per la cultura in Abruzzo magari. Intanto Consiglio Comunale ieri straordinario, ieri pomeriggio alle 5, il Consiglio dice no al taglio delle prefetture, gli uffici restino qui, battibecchi e siparietti in aula prima di arrivare all'ordine del giorno congiunto. Il sindaco di Prigno, non è un problema di costi, ne parlerò col ministro Alfano. E intanto Legnini va dal prefetto Corona e gli dice la chiusura va scongiurata. Che ne pensi, Marco? Alla fine la nostra città con le sue forze politiche riuscirà a scongiurare la chiusura della prefettura, del comando dei vigili, della questura, oppure tu dici che non sono queste forze che noi stiamo muovendo, in realtà qualcun altro sta muovendo altre forze per alle spalle farci solo il bello scherzetto? Che ne pensi? Si spera che Chieti possa conservare queste strutture, poi purtroppo però diciamo che il peso politico di Chieti spesso viene a mancare. Un peso poco specifico, diciamo. Non so se altri hanno qualcuno di più forte dietro, che io comunque anche se uno è meno forte si fa sentire più di altri. Questo sono tre le ipotesi. Il consiglio comunale di Chieti ha deciso ovviamente di opporsi alla chiusura di questi uffici, all'accorpamento di questi uffici con Pescara, altrimenti ha chiesto lo spostamento a Chieti di tutti gli uffici, perché dice che non è scritto che deve andare a Pescara, ma bensì l'accorpamento deve avvenire, ma mica per forza la sede deve essere quella di Pescara. E poi terza ipotesi è quella di, visto che bisogna scegliere sulle prefetture, facciamo un'unica prefettura regionale all'Aquila con tre distaccamenti delle varie sedi, anche perché noi abbiamo comunque la prefettura più grande di quella di Pescara, abbiamo comunque più
comuni più abitanti, quindi in quel caso potremmo rimanere. Intanto passiamo a un argomento più mondano, un argomento che sicuramente interessa più il nostro Marco, il nostro direttore della banda, della, come si chiama esattamente? L'Orchestra di Fiati Città di Chieti. Orchestra di Fiati Città di Chieti. Notte bianca allo Scalo, con presenze da record. Marco, ma come vedi un po' tu questo mondo della musica, questo mondo degli spettacoli, degli eventi in città, e come volete voi anche contribuire a portare avanti il nome di Chieti per gli spettacoli, per gli eventi, per queste iniziative? Beh, innanzitutto per quanto riguarda Notte Bianca bisogna fare i complimenti all'organizzatore Emanuele La Plebe, che è riuscito a senza l'aiuto dei fondi comunali, come d'altronde anche noi e tutti, insomma, quelli che fanno cultura a Chieti, perché comunque purtroppo la situazione economica è quella che è, quindi pur non avendo fondi comunali è riuscito a organizzare un grande evento. Io penso che Chieti abbia bisogno di questi eventi, abbia bisogno di vivere, abbia bisogno sia di eventi comunque. Se non sbaglio è stata la Verba di Vasco Rossi, insomma ci sono stati anche dei gruppi, diciamo, di musica più posso dire più fruibile da tutti, ma sicuramente sia eventi organizzati magari all'interno del Teatro Marocino, comunque concerti di musica classica o anche jazz, potrebbero sicuramente avere un grande successo a Chieti. Io mi ricordo quando ci fu l'ultima, ora non mi ricordo che cos'era, a Chieti nel Teatro Marocino ci fu, insomma, la messa in scena di un'opera teatrale, non sbaglio, fu Aida, ora non mi ricordo, anzi no, era qualcosa di Puccini, che messo in scena comunque con la Sinfonica Abruzzese. Mi ricordo che vennero persone comunque da tutto Abruzzo e anche da fuori Abruzzo, quindi comunque la cultura potrebbe far guadagnare tanto a questa città, che ne ha tanta. Intanto il nostro amico Mauro segnala in Piazza Tempi Romani che i balordi transennano la strada con dei vasi e non fanno il blocco alla strada. Che ne pensi? Uno scherzo, oppure uno scherzo demente, oppure un atto vandalico? Guarda, non ti so dire, purtroppo quando uno magari alza troppo il gomito capitano queste cose, però non è, cioè, non sono manco cose che possono fare notizie più di tanto. Prima di passare alla vostra attività, ancora un paio di notizie. Atti irregolari, Terna va fermata, gli irriducibili del no all'elettrodotto, al quarto giorno di sit-in. Oggi la società ricomincia con gli espropri. Ma Marco, tu che ne pensi? L'elettrodotto sì, l'elettrodotto no? Sia al progresso oppure sia all'ambiente, l'elettrodotto è una cosa negativa da scongiurare a tutti i costi? Beh, diciamo che i paesi del nostro sono riusciti a sviluppare magari situazioni più ecocompatibili, quindi se questo elettrodotto dovesse distruggere l'ecosistema o anche l'Abruzzese, comunque la natura, la bellezza della natura è una delle cose che caratterizza la nostra regione, si sarebbe dovuto pensare a soluzioni più intelligenti magari. Passiamo a un'altra notizia, lo Speleo Club, visite gratuite all'ipogeo di Palazzo De Maio. Tu sei stato all'ipogeo di Palazzo De Maio, sarebbe quello che sta sotto la prima. Purtroppo ancora. È uno dei più belli, mi hanno detto, e sono delle cisterne romane. Ma passiamo al Messaggero, Blitz all'Istituto Industriale, arrivano i carabinieri del NAS, mattinata di controlli nelle aree in tutti i locali, l'annuncio della provincia. Abbiamo già previsto lavori di riqualificazione per 300.000 euro. Noi abbiamo già tempo fa segnalato la presenza di alcune strutture in Ethernet presso l'Istituto Industriale, l'Istituto di Savoia. Che ne pensi, Marco? Secondo te veramente, come si dice, questa coperta è così corta per cui alla fine i soldi non ci sono, però ci sono questi problemi da fare. Adesso questo blitz, veramente la situazione è così grave in questa scuola? Tu? Io parlo delle esperienze personali che ho avuto, io purtroppo non ho fatto, l'industriale, ho frequentato il liceo scientifico, Masci, anche là la situazione della struttura era veramente precaria, soprattutto per il terremoto, eppure noi siamo rimasti là, la scuola continua a essere comunque
senza quanto deve essere frequentata. Purtroppo pare che i soldi per la salute di tutti non ci siano, non siano soltanto per il benessere di alcuni. Questo interrogativo passiamo, pensiamo a cose un po' più attenti, perché queste sono cose brutte. No, pensiamo, no, facciamo gli auguri al signore colpito nell'occhio da un pallino da caccia, un altro cacciatore, un cacciatore cercava un fagiano, purtroppo è stato colpito nell'occhio. Ti faccio i maggiori auguri a questo 53enne di Roccamontepiano, o meglio, un giovane di Roccamontepiano volevo uccidere un fagiano, ma colpito un altro, un vicino, sempre lontanese. Sì. Ma parliamo un po' della vostra, presentati, parla della vostra attività della banda, fai anche un appello alle forze economiche della città per portare una mano su questa iniziativa. Comunque la banda è un'iniziativa che ha bisogno di costi, ma certamente essendo un'iniziativa che porta anche dei guadagni, ovvio che non è che c'è bisogno di 100.000 euro, ovviamente un contributo di una decina di mila euro può solamente aiutare a far rifare nel miglior modo possibile questa attività che voi portate avanti sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista della città, perché portate avanti il nome di Chieti. Allora, fai un appello, presentati, parla di questa banda nel dettaglio e fai un appello alle forze economiche cittadine. Beh, come ho già detto all'inizio della trasmissione, anzi come mi ha presentato Cristiano, io sono da luglio mi hanno dato questo incarico di direttore dell'Orchestra di Teatro Città di Chieti, che è terminata dalle ceneri della vecchia banda di Chieti che abbiamo ripreso in mano noi. E io, il presidente Alberto Colonna e anche tutti gli altri membri del direttivo, vari professori, diplomati del conservatorio che suonano con noi, abbiamo deciso di attuare una politica sostanzialmente basata su due punti. Giovani, cioè la nostra banda, tranne ancora 3-4 elementi, sono tutti under 34-33, e abruzzesi, al contrario di sia magari delle bande di piedi precedenti che usufruivano di elementi da fuori regione, ma anche al contrario di altre bande, di altre grandi bande presenti all'interno della nostra regione, come la banda di Ciano Pescara, noi abbiamo deciso di fare appunto questa politica, di cercare di far lavorare solo ragazzi abruzzesi, più che altro quasi tutti della provincia di Chieti. Niente, noi per cominciare a finire la stagione, comunque come ha detto anche Cristiano, abbiamo bisogno di fondi, ma chi non ne ha, e quindi stiamo facendo un'opera di convinzione di convincimento verso chi magari chi ha questi fondi, chi ha questa disponibilità. Noi ovviamente questi fondi possiamo darli magari, in cambio di questi fondi possiamo dare anche pubblicità sui manifesti, sui furgoni, e soprattutto il vostro aiuto può essere un aiuto per la cultura abruzzese e per i giovani abruzzesi che hanno investito tanto negli studi dei vari conservatori della regione e purtroppo non trovano molti sbocchi lavorativi con la musica appunto qui in Abruzzo, dove purtroppo il lavoro di musicista sta venendo precluso quasi a tutti. Ma quali tipo di attività vi rivolgete in un'attività cittadina? Tu mi hai anche parlato in passato della presenza di numerosi altre realtà dove addirittura il comune dà la sede gratis alle bande, dove ci sono dei privati, dei finanziatori privati che danno anche 10.000 euro. Sì, in altre realtà è così, purtroppo chiedi no, anzi se il comune riesce a darci una sede magari quasi gratuitamente sarebbe un prezzo sociale sarebbe molto bello. E niente, noi speriamo di fare sì l'attività cittadina sostanzialmente, si spera comunque di suonare magari alle feste di San Giustino, magari se riusciamo ad avere anche dei bei fondi di organizzare anche dei concerti anche all'interno della città, di fuori dalle feste,
cittadini. Noi comunque la nostra attività di orchestra di fiati si basa soprattutto sul suonare le varie feste cittadine, fare concerti. Quindi sono attività che comunque collaborano. Chi appunto riuscirà, chi vorrà a darci questi fondi, potrà essere offerta la pubblicità sui nostri manifesti, che comunque oltre nei paesi in cui suoniamo comunque saranno distribuiti in tutti i paesi di Abruzzo e Molise. E inoltre per chi potrà dare dei fondi maggiori, sarà data la possibilità di avere la propria pubblicità sul nostro programma. E anche su generale, i piccoli sponsor, i piccoli sponsor possono seguire la banda. Chiunque darà lo sponsor sarà comunque il suo generale e verrà invitato ai vari concerti e iniziative dell'associazione. Credo, Marco, che sia stato chiarissimo. Ti ringraziamo per questa tua disponibilità e salutiamo i nostri ascoltatori. Salutiamo Alessandra, che oggi andrà a prendere il piccolo Dylan alla scuola, e ricordo Anna Flavia, che è a Milano, la nostra cameraman. E se c'è un'ingiustizia, segnalate.